Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Sono Paola Pirani di Formez PA. Oggi siamo insieme per il webinar I procedimenti amministrativo per l'esercizio di attività commerciali. Questo webinar fa sempre parte del progetto Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa degli sportelli unici per le attività produttive e la formazione degli stakeholder. È un progetto promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con ANCI Piemonte per quanto riguarda la promozione, mentre Performance per quanto riguarda la realizzazione. Ed è un programma formativo informativo in materia di attività produttive, ambiente, urbanistica edilizia rivolto alle pubbliche amministrazioni piemontesi, in particolare ai responsabili degli sportelli unici, agli enti terzi e agli stakeholder. Qual è l'obiettivo? È quello di formare il personale addetto agli sportelli unici del territorio regionale piemontese, appunto, al fine di aumentare le capacità di poter applicare le norme relative alle procedure autorizzatorie e anche per vedere conclusi in tempi celeri e certi i vari procedimenti. Le attività sono partite nel mese di dicembre, ogni martedì, e sono rimasti nel nostro calendario gli ultimi due incontri, quello di oggi e quello del 1° di marzo. Ma vi do una bella notizia: dall'8 riprenderanno i nostri incontri del martedì per circa altri sei webinar. Di tutte queste informazioni comunque sarete informati successivamente e troverete il tutto sulle pagine di Eventi PA, come sempre. L'iscrizione riguarda sempre il personale delle PA piemontese. Potete mandare richiesta di informazione a piemontesuap@formez.it e vi ricordo comunque che per potervi iscrivere e partecipare agli eventi, ai webinar di Formez PA, ci sono due pagine informative, sempre in eventi, uno nel nodo 8236 e l'altro nel 15041. In quest'ultimo è molto importante perché vi dà tutte le informazioni tecniche per poter fruire al meglio dei webinar. Nella nostra pagina di Eventi PA potete trovare tutti quanti gli incontri che ci sono stati e in quelli precedenti potete trovare le slide dei docenti e le registrazioni. Vi ricordo che nel webinar di oggi, dopo l'introduzione, lascerò la parola all'ingegner Massimo Puggioni, che appunto parlerà dei procedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività commerciali, e poi lasciare l'ultima parte del tempo a disposizione per le vostre domande. I punti che andremo ad affrontare insieme: la disciplina amministrativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio, le diverse tipologie di commercio, le definizioni delle diverse tipologie di esercizio, i requisiti di onorabilità professionali per l'esercizio delle attività e le procedure per l'acquisizione del titolo abilitativo. Vi ricordo la chat, questo importante strumento che possiamo usufruire per poter appunto parlare con me, con lo staff, per avere tutte le informazioni dove reperire i materiali e soprattutto per porre le vostre domande, le domande che appunto poi verranno girate al docente. Vi ricordo a questo proposito che qualora non venisse risposto a tutte le vostre domande, poi le troverete in forma scritta sulla pagina di Eventi PA, nella quale avete già fatto l'iscrizione, cioè il nodo 33 59 22, nelle quali nei prossimi giorni troverete, oltre che le slide e le risposte alle domande, anche la registrazione di questo evento. A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento e io rimango in chat con voi. Lascio la parola a Massimo Puggioni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti a questo nuovo incontro in cui approfondiremo il tema delle attività commerciali. Anche oggi è un tema abbastanza vasto, quindi diciamo l'obiettivo è quello di fornire una panoramica su quelle che sono le tipologie di commercio, la normativa vigente, le tipologie di procedimento amministrativo connesse ovviamente alle diverse tipologie di attività commerciale. Ovviamente per ragioni diciamo di tempo non sarà, non, cioè, non è un corso di approfondimento di specifiche tematiche, ma diciamo l'obiettivo è quello di fornire una panoramica su quelle che sono questi argomenti.
Per qualcuno probabilmente sarà un ripasso di argomenti ben noti, però comunque è sempre utile fare diciamo, il punto della situazione anche e soprattutto per chi magari è un nuovo operatore oppure non avesse mai avuto modo di approfondire queste tematiche. In questa prima slide vi ho riportato una sintesi di quelle che sono le normative di riferimento nella materia del commercio. La norma nazionale di riferimento è il decreto legislativo 114 del 1998, cosiddetto decreto Bersani, che ha riformato totalmente la disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4,4 della legge 59 del 97. Questo contiene le definizioni delle principali tipologie di esercizio dell'attività commerciale. Tuttora vigenti. È stato innovato il decreto legislativo 114 del 98, soprattutto ad opera del decreto legislativo 59 del 2010, che è il decreto con cui è stato recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva servizi, la cosiddetta direttiva Bolkestein, che ha rideterminato, oltre ad una serie di principi in materia di liberalizzazione e di libera concorrenza, che vedremo tra un attimo, quelli che sono i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività commerciale e i regimi amministrativi applicabili alle diverse tipologie di esercizio. Dopodiché ho riportato per completezza il riferimento alla legge regionale 28 del 1999, che è la legge della regione Piemonte in materia di commercio, anche se sostanzialmente, oltre a dettare una serie di disposizioni di dettaglio, che sono quelle poi che il decreto legislativo 114 del 98 demanda al legislatore regionale, non si discosta sostanzialmente da quelle che sono le previsioni della normativa statale in materia. Ricordiamo che il commercio rientra tra le materie di competenza legislativa concorrente, per cui i principi generali vengono fissati dalla normativa nazionale, le regioni hanno una competenza legislativa, diciamo, di dettaglio nel solco dei principi generali che sono stabiliti dalla normativa statale. Allora, perdiamo un attimo per ricordare qual è la definizione di commercio, perché se diciamo è un concetto abbastanza, come dire, ormai sedimentato e anche interiorizzato dalla maggior parte, tuttora mi capita di discutere a volte con alcuni utenti, cittadini, ma soprattutto anche consulenti che non hanno ben chiaro il principio di base. Per commercio si definisce l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri. Quindi commerciante è colui che acquista dei beni e li rivende ad altri. Dopodiché il commercio si divide in due grandi branche, che sono il commercio all'ingrosso e il commercio al dettaglio. La differenza tra commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio è, diciamo, la clientela a cui è rivolto questa attività commerciale. Perché il commerciante all'ingrosso acquista le merci in nome e per conto proprio e le rivende esclusivamente a diciamo dei clienti professionali, quindi altri commercianti che siano essi all'ingrosso o al dettaglio o utilizzatori professionali o utilizzatori in grande, mentre il commerciante al dettaglio acquista le merci e le rivende direttamente al consumatore finale. Non bisogna confondere il concetto di commercio dal concetto di vendita. E questo è il motivo per cui mi capita spesso di dover chiarire questi concetti che possono sembrare ovvi anche ad alcuni utenti che non hanno ben chiaro questo. L'artigiano che produce merci direttamente nella propria attività manifatturiera vende sicuramente le proprie merci, le può vendere ad altri utilizzatori professionali, quindi ad altri commercianti, ma le può vendere
anche direttamente al consumatore finale, ma non sta svolgendo un'attività di commercio perché non sta acquistando delle merci da alcuni soggetti per rivenderle ad altri, sta producendo dei prodotti che intende direttamente vendere. In quel caso c'è sicuramente un'attività di vendita, ma essendo prodotti di propria produzione non si configura un'attività commerciale. Anche se poi molto spesso, o in alcuni casi, penso soprattutto agli artigiani alimentari, quindi per esempio le gastronomie, le pizzerie da sporto, e via dicendo, vendono i propri prodotti, ma insieme ai propri prodotti vendono anche alcuni prodotti che acquistano da altri che non sono di propria produzione. Se pensiamo al classico esempio delle pizzerie, da asporto, oltre alla pizza, normalmente vendono delle bibite, quindi l'acqua, la Coca-Cola, e via dicendo. In questo caso, per la vendita di quegli ulteriori prodotti si configura un'attività commerciale che è del tutto accessoria rispetto all'attività prevalente che questi soggetti svolgono, che è quella di vendere appunto i beni di propria diretta produzione, e per la vendita di quelle particolari prodotti soggiacciono alla normativa sul commercio. Cosa vi volevo dire ancora? Da non confondere, ci sono alcune altre attività che possono essere confuse con il commercio, ma che in realtà non sono commercio. Ad esempio, un esempio, diciamo, abbastanza frequente è quello dei soggetti che vendono in conto terzi, cioè di quelli che vendono dei beni che non acquistano direttamente, ma mettono semplicemente in relazione il proprietario di questi beni con l'acquirente. L'esempio classico è, ad esempio, nel settore della vendita di autoveicoli, di automobili, ma possono essere anche motoveicoli, eccetera. Quelli che si occupano della vendita di veicoli usati senza acquistarli e che quindi vendono su procura. In quel caso, siccome manca l'elemento dell'acquisto del bene in nome per conto proprio, non si configura un'attività commerciale, ma si configura un'attività di intermediazione e quindi un'agenzia d'affari soggetta al regime di quell'articolo 115 del TULPS. A volte le due cose possono andare insieme, nel senso che soprattutto nelle rivendite di autoveicoli possiamo avere entrambe le forme in contemporanea, quindi avere sia il commercio, quindi il commerciante che acquista il veicolo in nome per conto proprio per rivenderlo ad altri, e in questo caso soggiace alla norma sul commercio, che avere anche dei veicoli che l'esercente non acquista, ma che vende su procura, e in quel caso per quello soggiace alla normativa sull'agenzia d'affari. In questo caso dovrà acquisire entrambi i titoli abilitativi per esercitare, diciamo, legittimamente quel tipo di attività. Quindi abbiamo detto qual è la definizione, qual è la differenza tra commercio all'ingrosso e dettaglio. Vediamo rapidamente quali sono le esclusioni indicate dall'articolo 4 del decreto legislativo 114 del 98. La disciplina del commercio, quindi tutto quello che vediamo sostanzialmente nel webinar di stamattina, non si applica alla vendita di alcuni particolari prodotti come possono essere farmaci, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici nelle farmacie, perché le farmacie sono oggetto di una disciplina a parte e di un titolo abilitativo a sé stante che è normato, diciamo, in maniera autonoma rispetto alla normale disciplina del commercio. Non si applicano alle associazioni dei produttori ortofrutticoli e ai produttori agricoli che vendono prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, perché anch'essi sono soggetti ad un regime specifico, e quindi a questi non è applicabile il decreto legislativo 114 del 98, ma seguono una normativa particolare che è il decreto legislativo, se non ricordo male, 228 del 2001. Ancora, ecco, questa è una definizione non particolarmente riuscita contenuta nel decreto legislativo 114, che ci dice che la normativa non si applica agli artigiani per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria.
mi fermo un attimo qui. In realtà, che agli artigiani non si applichi la normativa sul commercio per la vendita in locali di produzione o in locali adiacenti a quelli di produzione dei beni di produzione propria, se vogliamo, è abbastanza ovvio rispetto a quello che vi ho detto, commentando la slide precedente sulla definizione di commercio. In realtà, qui il legislatore è stato un pochino contraddittorio, nel senso che l'artigiano, quando vende in un locale che in realtà è diverso da quello di produzione, comunque non rientra nella definizione di commercio, perché comunque quei beni non li ha acquistati. Però alla lettera, diciamo, della norma, l'esclusione da questa disciplina è esclusivamente per la vendita nei locali di produzione o in locali adiacenti a quelli di produzione. O anche, vedete qui, per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. Se io ho un artigiano, poniamo che sia un artigiano, che si occupa di creare delle composizioni floreali, ad esempio, la vendita del vaso nel quale, diciamo, realizza la propria composizione non è considerato come commercio, ma è un bene accessorio alla prestazione del servizio, all'esecuzione dell'opera. Così come banalmente il pizzaiolo che vende la pizza la mette nel cartone, non è che il cartone si deve considerare come un oggetto di commercio solamente perché, come dire, non è prodotto da lui. È un bene accessorio alla prestazione del servizio e quindi comunque non rientra nella normativa commerciale, cosa diversa dal vendere un prodotto che non è di propria produzione. Ancora, i pescatori e i cacciatori che vendono al dettaglio i propri prodotti, e a coloro che esercitano la vendita di prodotti direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, fungatico e similari, agli hobbisti, e qui è un altro, diciamo, si spalanca un altro mondo. Gli hobbisti sono quelli che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, cioè sono artisti e soggetti che realizzano delle opere di ingegno a carattere creativo. Il limite tra, diciamo, tra questa attività artistica, hobbistica e un'attività artigiana vera e propria è abbastanza sfumato, almeno in questa normativa, è legato a considerazioni soprattutto di carattere fiscale più generali sull'esercizio di un'attività stabile, ma non è comunque oggetto, diciamo, del webinar di oggi. È giusto per ricordare che questi soggetti non sono comunque da considerarsi commercianti. Così come vendite fallimentari, fiere campionarie o soggetti pubblici che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo concernenti l'oggetto della loro attività. In questa slide vi ho riportato una sintesi di quelle che sono le classificazioni delle diverse tipologie di attività commerciale vigenti in questo momento. Allora, come vi ho detto prima, il commercio si divide in due grandi branche, che sono il commercio al dettaglio o il commercio all'ingrosso, a seconda del fatto che la vendita avvenga nei confronti del consumatore finale o di altri utilizzatori a livello professionale. Il commercio all'ingrosso non ha ulteriori distinzioni, nel senso che è normato in maniera abbastanza snella, è soggetto ad una comunicazione che normalmente è di competenza delle camere di commercio e non dei comuni, anche se transita per il SUAP. Questo è stato chiarito definitivamente col decreto legislativo 222 del 2016, perché precedentemente il commercio all'ingrosso non era proprio oggetto di un vero e proprio titolo abilitativo o adempimento amministrativo, anche se nella prassi normalmente erano le stesse, o anche a seguito di una circolare interpretazione del Ministero in tal senso, la verifica dei requisiti era demandata alle Camere di Commercio. Comunque il commercio all'ingrosso sta in un unico calderone, in un'unica definizione, a prescindere dal fatto che avvenga in una sede fissa oppure avvenga con altre forme, perché comunque non ha, diciamo, delle distinzioni, mentre tutte le distinzioni che troviamo riguardano sempre le tipologie di commercio al dettaglio e si dividono in tre grandi branche.
categorie. Commercio su area privata, e quindi esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali. Su area pubblica, che può essere in forma itinerante o su posteggio, come vedremo tra un attimo, e infine le forme speciali di vendita, che sono altre tipologie di commercio sempre al dettaglio, come spacci interni, vendita a domicilio, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, o televisione o altri sistemi di comunicazione, tra cui anche il commercio tramite internet, che sicuramente è particolarmente rilevante in questo momento, ancora più della, diciamo, epoca in cui questa normativa è stata scritta, che appunto è più di 20 anni fa, ormai 24 anni fa. Giusto per focalizzare l'attenzione e, diciamo, ricordare i principi fondamentali. Precedentemente al 1998, la distinzione fondamentale delle tipologie di commercio era tra commercio in sede fissa e commercio ambulante, cioè quello che faceva la differenza, tra una tipologia e l'altra era il fatto che quel commerciante esercitasse l'attività sempre nello stesso posto e quindi era in sede fissa, piuttosto che, diciamo, in luoghi vari, e questo era appunto il commercio ambulante. Ancora oggi sentiamo parlare di commercio ambulante, ancorché la disciplina attuale, già da 24 anni, non distingua più la sede fissa dall'ambulante, ma distingua in base alla proprietà, alla tipologia di area nella quale il commercio avviene. Quindi si distingue commercio su area privata e commercio su area pubblica. Questo perché poi il commercio su area pubblica a sua volta può essere svolto in forma itinerante, e torniamo all'ambulante, o diciamo su un posteggio avuto in concessione, quindi sostanzialmente in uno spazio fisso, senza che per questo si configuri la tipologia di commercio su area privata. Questo a volte può creare un po' di confusione, perché potrei essere di fronte, ad esempio, ad un soggetto che è autorizzato e legittimato ad effettuare il commercio su area pubblica in forma itinerante, che vorrebbe, per esempio, esercitare l'attività e quindi piazzarsi e vendere in un terreno privato di cui ha avuto la disponibilità direttamente dal proprietario. Ecco, in base a questa distinzione, che è molto netta, che ci pone la norma tra commercio su area privata e commercio su area pubblica, se io mi trovassi di fronte un commerciante itinerante su area pubblica che intende vendere su area privata, sta svolgendo un'attività abusiva, perché di fatto non ha il titolo per vendere su area privata, a meno che non si parli di aree private soggette ad uso pubblico o comunque del quale il comune ha la disponibilità, come approfondiremo tra un attimo. Quello per vendere su un'area privata deve acquisire un titolo per l'esercizio del commercio su area privata, perché il suo titolo gli consente solo la vendita sulle aree pubbliche. Non esiste quindi più il concetto di ambulante, anche se ancora oggi sentiamo parlare di questo termine. I settori merceologici precedentemente al 1998 erano divisi in una marea di tabelle merceologiche diverse, erano forse una ventina, a cui erano legati tutta una serie di limiti e anche di contingentamenti. Dopo il 1998 i settori merceologici sono esclusivamente alimentare e non alimentare. Una domanda che a volte mi fanno alcuni consulenti, soprattutto commercialisti, consulenti del lavoro e simili, che si occupano magari di gestire anche l'aspetto amministrativo dei propri clienti che svolgono attività commerciale: il mio cliente vende scarpe, vuole vendere anche mobili, che cosa deve fare? Questa in realtà proprio nulla. Io gli rispondo perché per me i settori merceologici sono solo alimentare e non alimentare, per cui nell'ambito del non alimentare, che venda fili da cucito o che venda elicotteri, per me è esattamente la stessa cosa. Il dubbio nasce perché, a differenza della normativa, che è molto semplice e schematica tra alimentare e non alimentare,
tutto il sistema di registrazione Ateco in Camera di Commercio, e invece è molto più dettagliato di così. Per cui io mi ritrovo che ad uno stesso titolo abilitativo, non, diciamo di competenza SUAP, corrispondono N codici Ateco al registro delle imprese. Pertanto, il dubbio che diciamo, il cittadino si pone spesso è se io devo aggiungere un codice Ateco alla mia attività, che pratica devo presentare al SUAP. In realtà nessuna, perché stiamo parlando di due classificazioni, di due codici, di due mondi che in realtà si parlano sempre con un po' di difficoltà, nel senso che noi al SUAP ragioniamo per norma, per titolo abilitativo, per adempimento amministrativo, il registro imprese ragiona per codici Ateco che hanno una finalità più che altro statistica e di registrazione che non corrisponde con, diciamo, la classificazione del SUAP. Per cui a uno stesso codice Ateco a volte possono corrispondere diversi adempimenti amministrativi, ad esempio la vendita di autoveicoli, banalmente, come vi dicevo prima, può essere commercio o può essere agenzia d'affari a seconda delle modalità con cui questa viene svolta, e viceversa, ad uno stesso titolo abilitativo possono corrispondere N codici Ateco a seconda di distinzioni che non sono rilevanti per il SUAP, ma lo sono per il registro delle imprese. Ancora, sempre chiudendo sui principi generali, costituisce un principio riportato nella norma che ha, diciamo, colmato un vuoto che si era creato soprattutto nell'evoluzione delle tipologie di esercizio negli anni, e chiarisce che nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività. Questo perché quando è nata, diciamo, questa disciplina, poteva essere abbastanza distinguibile l'esercizio commerciale al dettaglio da quello all'ingrosso. In realtà, come noi sappiamo, l'iniziativa economica è in continua evoluzione. Ed è sempre più frequente negli ultimi anni, ma già da un po' direi, assistere a attività che sono ibride, che quindi svolgono sia attività di commercio al dettaglio che commercio all'ingrosso. Ora, siccome la disciplina del commercio all'ingrosso è molto più semplice anche dal punto di vista della programmazione e dal punto di vista dei requisiti che devono essere posseduti, mentre, diciamo, il legislatore si è attardato a disciplinare in maniera molto più dettagliata le tipologie di commercio al dettaglio che necessitano di tutta una serie, soprattutto le medie e le grandi superfici di vendita necessitano di una serie di requisiti anche di tipo urbanistico molto più stringenti. Alcuni esercenti avevano trovato l'escamotage di avviare delle attività che erano ibride, quindi svolgevano attività promiscua di commercio all'ingrosso al dettaglio, inventandosi un po' una suddivisione, come a dire 100 metri quadri sono destinati al dettaglio, mentre altri 2400 sono destinati all'ingrosso, per eludere in questo modo tutte quelle disposizioni di natura urbanistica, di requisiti sul numero di parcheggi e via dicendo, che sono stringenti per il commercio al dettaglio. La norma cosa ci sta dicendo? Se vuoi fare un gioco del genere, devi avere delle superfici ben distinte, cioè devi avere una parte di dettaglio in cui accedono solo i consumatori finali, è una parte di ingrosso in cui accedono solo i diciamo, clienti, consumatori, come dire, commercianti o acquirenti, diciamo, professionali. Non ci può essere commistione. Se c'è commistione, se quindi nello stesso locale possono accedere tanto gli uni quanto gli altri, si applicano entrambe le discipline e quindi soprattutto i requisiti più stringenti che sono previsti per il commercio al dettaglio e non per quello all'ingrosso. I requisiti per l'esercizio del commercio, come vi dicevo, sono normati dal decreto legislativo 59 del 2010, che in questo ha sovrascritto completamente le previsioni del decreto legislativo 114 del 98 e anche di alcune discipline regionali.
E si dividono in due categorie: i requisiti di onorabilità, detti anche requisiti morali, che sono dovuti per qualsiasi tipologia di attività commerciale, che sia all'ingrosso, che sia al dettaglio, che sia su area privata, su area pubblica, una forma speciale di vendita, che sia alimentare, che sia non alimentare. Si applica a tutti i requisiti di onorabilità. Diversi sono invece i requisiti professionali, che un tempo erano dovuti anche per il commercio, diciamo per qualsiasi tipologia di commercio, mentre oggi di fatto sono limitati esclusivamente alle attività di commercio alimentare, quindi di prodotti destinati all'alimentazione umana. Quando parliamo di alimentare, parliamo di alimentazione umana, non parliamo di alimentazione, ad esempio, di animali che non rientra nella categoria, diciamo, dell'alimentare. È solo al commercio al dettaglio e solo per le attività aperte al pubblico, che siano poi su area privata, su area pubblica o forme speciali di vendita, sì. Non si applica al commercio all'ingrosso, i requisiti professionali, non si applicano alle attività rivolte a una cerchia determinata di persone, come possono essere ad esempio gli spazi interni, come i circoli privati, come tutte le attività che non sono quindi aperte ad un pubblico indistinto e indiscriminato. I requisiti di onorabilità sono disciplinati dall'articolo 71,1 del decreto legislativo 59 del 2010. Io adesso non sto qui a leggervi tutta, diciamo, a entrare nel dettaglio di che cosa la norma prevede su quali sono diciamo, i motivi ostativi all'esercizio dell'attività commerciale. Mi interessa semplicemente riportarvelo nella slide perché poi, diciamo, nel caso di un controllo, uno si deve essenzialmente confrontare i certificati del casellario giudiziale e i certificati antimafia, perché l'articolo 71,1 del decreto legislativo 59 del 2010 riporta al suo interno anche, diciamo, fa un sunto e richiama l'applicazione delle misure previste, dice, dalla legge 575 del 1965, che era la normativa antimafia allora vigente. Oggi si deve rileggere nel decreto legislativo 159 del 2011, che è il codice antimafia, e che quindi sostanzialmente vanno confrontati il certificato del casellario giudiziale e certificato antimafia con i requisiti che sono previsti da questa normativa. Il divieto di esercizio dell'attività, in alcuni casi, vedete, solamente per le lettere B, C, D, E ed F, permane per 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Se la pena si è estinta in altro modo, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, è stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. Punto molto importante: in caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 2, comma 2 non ci interessa in realtà perché riguarda solo la somministrazione di alimenti e bevande, devono essere posseduti dal legale rappresentante. Quindi, allora, se stiamo parlando di una persona fisica, è evidente che è la persona fisica che deve essere in possesso dei requisiti, aiuto, che deve essere in possesso dei requisiti che abbiamo appunto appena visto. Se parliamo invece di persona giuridica, sicuramente deve essere il legale rappresentante. L'eventuale preposto all'attività commerciale deve essere in possesso, oltre che dei requisiti professionali che vediamo tra un attimo, anche dei requisiti di onorabilità, e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,3 del DPR 252, oggi articolo 85 del decreto legislativo 159 del 2011. Se voi prendete l'articolo 85 del 159 del 2011, vi indica per ogni tipologia di persona giuridica tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti antimafia, quindi per le associazioni che ne ha la legale rappresentanza, per le società
Semplice società in nome di collettivo tutti i soci, società in accomandita semplice, quindi le SAS tutti i soci accomandatari, le società di capitali invece il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione e via dicendo. Non è, diciamo, mio obiettivo quello di entrare nel merito di queste cose, però è importante saperlo perché è importante sapere di chi dobbiamo andare a verificare i requisiti. In passato, prima del decreto legislativo 59, io avevo in realtà un doppio binario perché il decreto legislativo 114 mi disciplinava alcuni requisiti di onorabilità che in realtà non mi precisava chi dovevano essere applicabili, mentre la normativa antimafia mi indicava puntualmente a chi dovevano essere applicabili i requisiti appunto antimafia. Il decreto legislativo 59 del 2010 ha messo le due cose insieme e ha equiparato tutti i requisiti di onorabilità al commercio ai requisiti antimafia, quindi sono tutti applicabili a tutti i soggetti indicati nell'articolo 85 del decreto legislativo 159 del 2011. Ecco qui, i requisiti professionali che abbiamo detto invece si applicano solamente al commercio di alimenti. Solamente al dettaglio e solamente se aperto al pubblico, sono indicati nel comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 59 del 2010 e sono aver frequentato un corso, istituto riconosciuto dalle regioni. Fondamentalmente sono di tre tipologie: il corso, l'esperienza o un titolo di studio abilitante. Quindi il corso. Esperienza di almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o della somministrazione, o aver prestato anche la propria opera presso tale impresa come dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o socio lavoratore, o anche coadiutore, coniuge, parente o affine in qualità di coadiutore familiare. Terza tipologia, diplomi di scuola secondaria superiore o di laurea anche triennale o scuola di indirizzo professionale almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti. Questa è una dicitura che si presta ad un'interpretazione un po' ampia, ma il Ministero è intervenuto con una miriade di risoluzioni negli anni, di cui trovate anche delle tabelle riassuntive sulle diverse tipologie di titolo di studio, indicando per ciascuno quando è o non è abilitante in base anche al percorso, perché voi sapete che sia per le lauree ma anche per le scuole ci possono essere delle differenze anche nell'ambito del medesimo corso di studi da una scuola, da un istituto di formazione ad un altro in base al piano di studi previsto per quel determinato corso. Allora, poi il Ministero dello Sviluppo Economico il 31 maggio 2010, come tipica, come dire, tipica prassi italica, si scrive la norma, dopodiché ci si rende conto che nella norma non è molto chiara o ci si è dimenticati qualcosa e si interviene con la circolare, perché appunto, come vi ho detto, il corso, l'esperienza o il titolo di studio, qualcuno si è posto immediatamente il problema: e cosa ne facciamo di quelli che sono iscritti al REC o che erano iscritti al REC, perché il REC non esiste più, ma esisteva fino ad allora, e quindi il Ministero immediatamente corso ai ripari con questa risoluzione che vi ho citato, ha indicato, ma sì, che si deve considerare abilitante ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio, di somministrazione di alimenti e bevande anche l'iscrizione al REC, quindi essere stato iscritto al REC nel periodo di vigenza della legge 426 del 71 e non essere stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi alla data di abrogazione della legge, che è appunto nel 1998, quando è entrato in vigore il decreto legislativo 114. Per uno dei gruppi merceologici di commercio di alimenti e bevande, per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche. Ma il Ministero è andato ancora oltre e ha detto: sì, ok, chi è stato iscritto al REC, ma dobbiamo considerare abilitato
al commercio alimentare anche quelli che hanno superato l'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione al REC, anche se successivamente non hanno provveduto a formalizzare l'iscrizione al registro stesso. Quindi sostanzialmente in maniera coerente con quella che dice, diciamo, con quelle che sono le finalità, che è quella di formazione più che di formalismo di iscrizione in un registro, se hanno superato il corso si devono considerare comunque abilitati. Sia per le imprese individuali che in caso di società, e questa è una novità che è stata introdotta dal decreto legislativo 59 del 2010, perché fino ad allora la figura del preposto era prevista solamente per le persone giuridiche ed era preclusa per le ditte individuali. In realtà oggi tutti, sia ditte individuali che società, associazioni, organismi, collettivi, il possesso dei requisiti professionali, se non è in capo al titolare o al legale rappresentante, può essere, diciamo, demandato ad un terzo che assume il ruolo di preposto all'attività commerciale stessa. Il preposto è una figura piuttosto fumosa, nel senso che quello che vi ho letto è tutto ciò che la norma dice. Quindi i requisiti devono essere posseduti, se non dal titolare o legale rappresentante, da un'eventuale persona preposta. Nulla la norma impone rispetto alla necessità che questo soggetto preposto sia contrattualizzato in un determinato modo. Alcune altre normative, mi viene ad esempio in mente la normativa sugli autoriparatori, che prevedono dei direttori tecnici che devono essere in possesso di un specifico contratto che li lega all'impresa. Nel caso del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, in realtà il preposto non è vincolante che sia assunto in una maniera specifica all'interno dell'impresa, né è necessario che sia sempre presente nell'esercizio commerciale. Su questo si sono negli anni, diciamo, scatenati una marea di interpretazioni diverse, anche di tipo sanzionatorio, sul fatto che il preposto dovesse essere necessariamente presente. In realtà no. Però il soggetto preposto, vedete, io vi ho riportato due passaggi qui di una risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico che, per approfondire, vi invito eventualmente a leggervi, dove ci dice, vedete, che il preposto deve assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede, e nell'interesse del preposto assicurare la presenza nel locale in modo consono, viste le citate implicazioni di responsabilità che ne derivano. Ma non è un obbligo tassativo imposto dalla legge che sia un dipendente o che sia necessariamente sempre presente lì. Ok, andiamo avanti, poi questo si può approfondire. Il commercio su area privata. Allora, per quanto riguarda le definizioni di commercio su area privata, parliamo normalmente dei negozi, quindi. Anche se vi faccio notare, il commercio su area privata potrebbe anche essere svolto in una maniera un po' diversa rispetto a quello che intendiamo come un negozio fisso, cioè se io prendessi un camioncino che vende prodotti anche alimentari che si piazza in un'area privata, al di là delle implicazioni di natura urbanistica, di cui tra l'altro abbiamo anche un po' accennato la settimana scorsa nel webinar relativo agli interventi edilizi, quello correttamente dovrebbe essere qualificato come esercizio di vicinato, perché è un commercio su area privata, anche se non ha un locale nel quale i clienti accedono. Questo giusto per fare un esempio, se vogliamo, banale, ma che rientra. Il parametro fondamentale per il commercio su area privata è la superficie di vendita. La superficie di vendita che distingue, in base al quale diciamo, si opera la distinzione tra le diverse tipologie di esercizio, è l'area destinata alla vendita in cui sono ospitati prodotti posti in vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Tutto, diciamo, la superficie nella quale sono esposti e posti, diciamo, esposti i prodotti posti in vendita e superfici di vendita.
Poi ci sono state alcune risoluzioni che hanno chiarito alcuni dubbi, tra cui l'area delle vetrine che danno verso l'esterno non deve essere considerata, ma neanche l'area posta tra le casse di pagamento, quindi quella dove il cliente accede dopo aver pagato e prima di uscire, a condizione che non ospiti prodotti posti in vendita. Sulla base quindi del parametro della superficie di vendita si distinguono l'esercizio di vicinato, la media e la grande struttura di vendita a seconda che il comune interessato abbia meno o più di 10.000 abitanti. Se ha meno di 10.000 abitanti, l'esercizio di vicinato ha fino a 150 metri quadri, la media struttura di vendita da 150 a 1.500 e la grande oltre 1.500. Nei comuni con oltre 10.000 abitanti l'esercizio di vicinato è fino a 250 metri quadri, la media struttura da 250 a 2.500 e oltre è una grande struttura di vendita. Dopodiché abbiamo il centro commerciale, che è una particolare tipologia di media o grande struttura di vendita, in cui abbiamo più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, che possono essere parcheggi, servizi igienici, corridoi, gallerie e via dicendo, ma possono essere anche semplicemente degli spazi aperti. La definizione di centro commerciale è una definizione in continua evoluzione, anche perché le tipologie e la fantasia stessa degli esercenti è in continuo cambiamento, ma per capire. Se io ho un centro commerciale, devo tenere in considerazione sicuramente una pluralità di esercizi che non sono tra di loro totalmente indipendenti, ma che sono inseriti in una struttura a destinazione specifica, che hanno spazi di servizio gestiti unitariamente e sommando le superfici di questi singoli esercizi devo arrivare almeno a un limite di una media struttura di vendita. Se io ho poniamo in un comune fino a oltre 10.000 abitanti, ho tre esercizi commerciali che stanno in una struttura a destinazione specifica, che hanno una galleria, poniamo un mini centro commerciale, ma sommando le superfici di vendita di questi tre non arrivo a 250 metri quadri, sicuramente non posso parlare di centro commerciale perché non ho una media struttura di vendita, anche sommando le superfici di vendita. Su questo ci sarebbe da parlare a lungo, volendo approfondire l'argomento, ma questione di tempo tiranno, andiamo avanti perché non abbiamo, in un'ora, diciamo, posso solo farvi una panoramica. Gli esercizi di vicinato, come previsto dal decreto legislativo 59 del 2010 e dalla legge regionale, l'articolo 6 bis della legge regionale 28 del 99, sono soggetti a SCIA l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità. La legge regionale della Regione Piemonte, in realtà, su questo è particolarmente più diciamo chiara, nel senso che riempie dei buchi, perché la normativa nazionale parla solo di apertura, trasferimento e ampliamento, non cita l'aggiunta del settore merceologico, il subingresso lo cita solamente il decreto legislativo 222, riconducendolo al regime della comunicazione, ma la norma regionale in questo caso è più chiara perché, vedete, individua i casi soggetti a SCIA e poi contiene una ulteriore disposizione che mi dice: per le fattispecie non espressamente previste dal presente articolo, le vicende giuridico-amministrative relative all'attività di vendita sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio. Quindi contiene, diciamo, una clausola residuale che ricomprende tutta una serie di iniziative per cui, che non rientrano tra quelle espressamente citate come soggette a SCIA, che sono l'affido di reparto, vi ho portato un esempio io, no? Ad esempio la riduzione della superficie di vendita, l'eliminazione del settore merceologico, ma anche la cessazione dell'attività. Quindi quelle espressamente indicate, apertura, trasferimento, ampliamento, aggiunta di settore merceologico e trasferimento di titolarità, quindi subingresso, sono soggetti a SCIA, negli altri casi è soggetto è soggetto ad una comunicazione al SUAP. Poi vedete, come indicato nella normativa, nella SCIA, l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e, nel caso di settore alimentare, anche professionali,
di aver rispettato regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso. Anche qui si è stratificato negli anni un florilegio di interpretazioni sul fatto, giusto per farvi un esempio, l'agibilità è necessaria o no, ma nel momento in cui la norma mi richiama, e se vogliamo me lo richiama in maniera ridondante, il fatto che l'interessato deve dichiarare di aver rispettato le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi, è evidente che sta richiamando anche la necessità dell'agibilità che è contenuta in quelle norme. Ma io dico di più. Se anche la norma non mi avesse detto che l'interessato doveva dichiarare di aver rispettato quelle altre norme, sono sempre norme che vanno comunque rispettate, soprattutto nell'ottica di un procedimento unico, di sportello unico, in cui non dobbiamo mai ragionare per compartimenti stagni. Dobbiamo ragionare per attività che deve rispettare le normative vigenti, tutte, non solamente quelle che vengono, che sono desumibili da un'interpretazione di questo genere. E poi, vabbè, deve dichiarare sempre nella SCIA il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio. L'esercizio vicinato è quello più semplice. Dopodiché, andando oltre, le medie e le grandi strutture di vendita, quindi quelle che superano i 150 metri quadri nei comuni fino a 10.000 abitanti o i 250 oltre 10.000 abitanti, sono soggetti ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione che cosa? Le stesse fattispecie che nell'esercizio di vicinato sono soggette a SCIA tranne il subingresso, quindi sono soggette ad autorizzazione l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento della superficie fino ai limiti ammessi per le medie strutture e la variazione o aggiunta di settore merceologico. Questa è una fattispecie aggiunta dalla legge regionale della regione Piemonte perché nella disciplina statale non è contenuta, anche se poi nella prassi è applicata così in tutta Italia. Quindi vedete, mentre l'esercizio di vicinato, il regime amministrativo applicabile è la SCIA, nel caso delle medie e delle grandi strutture di vendita, il regime è l'autorizzazione. Anche qui nella domanda l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti, e i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita. La differenza dove sta? Perché è applicabile un'autorizzazione e non una SCIA? Perché per le medie e le grandi strutture di vendita la norma prevede che ci siano dei criteri di urbanistica commerciale di cui all'articolo 6, commi 1-2 del decreto legislativo 114 del 98 che sono dettagliati più in dettaglio nella legge regionale 28 del 1999 per la regione Piemonte e che in definitiva devono essere contenuti negli strumenti urbanistici comunali. Perché poi di fatto storicamente il settore del commercio è stato sempre, diciamo, assoggettato ad un regime chiuso, nel senso che erano previsti dei contingenti, erano previste delle superfici massime, erano previste delle distanze minime tra un esercizio e un altro, cioè il legislatore prima del 1998, ma per, diciamo, soprattutto per medie e grandi strutture di vendita, anche dopo il 1998, almeno fino al 2006, o al 2010, per meglio dire, con la direttiva Bolkestein, ha sempre disciplinato queste tipologie di attività cercando di equilibrare in maniera normativa e artificiosa, se volete, la concorrenza e quindi l'equilibrio tra domanda e offerta. Con una serie di provvedimenti legislativi, che facciamo un salto di slide, andiamo qui, e quindi col decreto legislativo 223 del 2006 e poi successivamente col decreto legislativo 59 del 2010, sono caduti, una serie di questi tabù, già col decreto legislativo 114 del 98, per molti versi, per cui è stata progressivamente liberalizzata l'attività commerciale. Ora, già col 114 sono stati eliminati i limiti per quanto riguarda l'esercizio di vicinato, ma poi col 223 sono state introdotte delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza che hanno cancellato, vedete, l'iscrizione albi o registri abilitanti va bene, il rispetto di distanze minime obbligatorie, quindi non si potevano più prevedere
delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia, limitazioni quantitative all'assortimento merceologico, ma anche rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale e subregionale. Non si potevano più programmare, come dire, io non posso mettere più di 5 esercizi in questa zona, non posso avere più di 1.000 metri quadri di superficie in quest'altra. O perlomeno non lo potevo fare per, come dire, regolamentare artificiosamente il mercato. Quello che è rimasto e che giustifica il mantenimento anche oggi del regime autorizzatorio per le medie e per le grandi strutture di vendita è la possibilità di regolamentare i requisiti di queste tipologie di attività per motivi imperativi di interesse generale. Io non posso, vedete, non, il decreto legislativo 59 del 2010 mi dice non posso subordinare il rilascio di un titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato. Non posso regolamentare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta. Non posso tutelare i prestatori di servizio, quindi i commercianti, rimanendo nel nostro ambito, che ci sono da quelli di nuovo accesso. Non posso dare un favore, che è questo, guardate, che a volte qualche amministrazione locale cade ancora in questa, come dire, in questo tranello, nel senso che un po' nel gioco delle parti. Gli esercenti tendono sempre a cercare di chiudere la possibilità di avviare altre attività di quella tipologia, o perlomeno vedrebbero di buon occhio una limitazione in questo senso per evitare che si aprano altre attività concorrenziali. Ma in realtà la legge da questo punto di vista è molto rigorosa, non si può fare. Quello che si può fare è mettere dei limiti per motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente, la tutela del patrimonio archeologico, storico-artistico, paesaggistico, la vivibilità, e ragioni di questo tipo, che si sostanziano, tornando alle nostre medie e grandi strutture di vendita, in, vedete, i limiti di natura urbanistica, quindi nel PUC, scusatemi, nel PRG, nel piano regolatore generale, nello strumento urbanistico, io posso prevedere dei limiti, prevedere che in determinate zone, ad esempio, io non possa più avviare delle medie o delle grandi strutture di vendita, ma lo posso fare solamente per ragioni di tutela di motivi di interesse generale, ad esempio perché l'aprire una media struttura di vendita lì non è compatibile rispetto ai volumi di traffico che si andrebbero a generare in un'area già congestionata da flussi di traffico eccessivi, e quindi questo andrebbe a condizionare la vivibilità, ragioni di sicurezza, di vie di esodo, in caso di incendi, per esempio, cose del genere, oppure una tutela di beni culturali, ambientali, centri storici. Posso mettere dei limiti da questo punto di vista, ma devono essere sempre circostanziati, specifici per la determinata area e motivati da motivi del genere. Non posso dire nelle zone industriali non si possono aprire più medie strutture di vendita, perché quello non sarebbe in generale come dire, un criterio motivato da specifici motivi di interesse generale. Lo posso fare solo limitatamente ad una determinata area e motivando in questo senso. Questo giusto per darvi un'idea e anche per richiamare il fatto che l'autorizzazione è giustificata da questo. Essendoci un meccanismo di programmazione, ancorché di tipo urbanistico, il decreto legislativo 222, nel fare la ricognizione di regimi amministrativi, contiene ancora la previsione del mantenimento dell'autorizzazione che alcune regioni in realtà hanno superato, però il motivo è quello, perché la SCIA non è applicabile dove ci sia un meccanismo di programmazione. L'autorizzazione è soggetta a silenzio assenso nel termine di 90 giorni per le medie strutture e 120 giorni per le grandi strutture, è revocata in caso di mancata apertura entro un anno per le medie strutture e 2 anni per le grandi, salvo proroga da chiedere per motivi non dipendenti dal soggetto autorizzato.
ancora per le grandi strutture, giusto un accenno, l'autorizzazione è rilasciata ad esito di una conferenza di servizi indetta nella normativa regionale del Piemonte, precisato dalla direzione regionale competente entro 60 giorni, a cui partecipano tre membri, che sono il comune, la provincia e la regione. La regione ha diritto di veto, perché il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole della regione. Alle riunioni della conferenza dei servizi che si svolge in seduta pubblica partecipano anche le associazioni, i rappresentanti dei comuni contermini, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative, e se riguarda anche il bacino d'utenza, riguarda anche parte del territorio di una regione confinante, la conferenza dei servizi la informa anche questa regione e ne richiede il parere non vincolante. Ora, tutte queste disposizioni sono state scritte in un momento in cui c'era ancora un contingentamento, soprattutto delle superfici, anche per le grandi strutture di vendita, e avevano un senso per questo. Letta, diciamo, alla luce delle liberalizzazioni di cui vi ho parlato poc'anzi, oggi appare anche un po' ridondante tutto questo meccanismo della conferenza di servizi in seduta pubblica con il coinvolgimento dell'universo mondo, anche perché di fatto oggi, nel momento in cui l'attività, quella struttura rispetta i criteri, di programmazione urbanistico-commerciale applicabili nel territorio di riferimento, la conferenza di servizi in realtà ha poco margine di manovra. Però questo è tuttora la disciplina. Velocemente, per non sottrarre troppo tempo alle domande, passiamo in rassegna le forme speciali di vendita al dettaglio. Le forme speciali di vendita al dettaglio sono delle tipologie particolari di vendita, tra cui gli spazi interni, che sono essenzialmente una sorta di esercizi commerciali, però i clienti sono esclusivamente dipendenti di enti imprese, che possono essere pubblici o privati, soci di cooperative di consumo, aderenti a circoli privati o scuole, ospedali, strutture militari, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, cioè la norma disciplina il commercio nel caso di spacci in cui i clienti non sono diciamo il pubblico indifferenziato, ma esclusivamente soggetti che hanno titolo ad accedere a determinate tipologie di locali. La vendita con apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, che oggi è essenzialmente vendita tramite internet, la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle aree pubbliche. Anche qui, sempre con l'articolo 6 bis della legge regionale 28 del 99, sono soggetti a SCIA le stesse fattispecie previste per esercizio di vicinato e sono soggette a comunicazione. Le altre fattispecie, alcune particolarità per le forme speciali di vendita al dettaglio, sono la vendita per apparecchi automatici. Ricordiamoci che nel caso di vendita con apparecchi automatici effettuata in locali adibiti ad uso esclusivo, una cosa che va di moda, andava di moda soprattutto già da qualche anno nelle nostre città, locali nei quali vengono installati degli apparecchi automatici che restano aperti H24 e che quindi svolgono questo servizio di vendita, soprattutto di bibite, ma anche di altre merci. Quando sono svolti appunto in un locale a ciò adibito ad uso esclusivo, si applicano le disposizioni in materia di esercizi di vendita, sostanzialmente di esercizi di vicinato, perché difficilmente mi configuro un locale adibito in uso esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici che sia più grande dei limiti di un esercizio di vicinato, ma teoricamente potrebbe anche essere possibile una media struttura di vendita. Poi il legislatore è intervenuto variamente per semplificare, soprattutto col decreto legislativo 222 del 2016, e dice: in caso di attività di vendita mediante apparecchi automatici, la SCIA è presentata una volta sola nel comune in cui si intende avviare l'attività. Dopodiché, questi soggetti che svolgono attività con apparecchi automatici, spesso e volentieri, hanno N apparecchi che magari installano, spostano, tolgono, cambiano continuamente da un momento all'altro, perché anche i propri clienti cambiano le stesse macchinette, diciamo, del caffè che noi troviamo negli uffici pubblici, molto spesso sono
di proprietà appunto delle imprese che esercitano attività di vendita mediante apparecchi automatici. La SCIA è presentata una volta sola, non è che ogni volta che si installa un apparecchio bisogna presentare un'altra pratica. Le successive installazioni e cessazioni di distributori automatici sono comunicate periodicamente e direttamente alla ASL, normalmente con cadenza semestrale, nel solo caso in cui gli stessi distribuiscano prodotti alimentari. Quindi per la vendita di prodotti non alimentari si possono installare, togliere, disinstallare, spostare senza comunicare nulla. Se si vendono prodotti alimentari, ogni 6 mesi queste imprese devono comunicare direttamente alla ASL, le nuove installazioni, gli spostamenti, cessazioni e via dicendo. Molto importante ricordarsi che in caso di vendita per corrispondenza, internet, soprattutto di commercio elettronico, e anche vendita al domicilio, quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. Cioè, se io ho un commerciante che ha un esercizio di vicinato, lo stesso commerciante è già autorizzato senza bisogno di presentare nessun tipo di pratica, nessuna SCIA, nessuna comunicazione ulteriore per la vendita online. E per la vendita al domicilio del consumatore. Questo è stato particolarmente importante durante soprattutto le prime fasi della pandemia da Covid, perché la vendita, come dire, online e anche la consegna al domicilio del consumatore da parte degli esercenti è diventata quasi un'esigenza fondamentale per tutti questi soggetti che non potevano più vendere direttamente ai clienti, anche perché erano materialmente chiusi, ma non era necessario e non è necessario alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. Rapidamente, per commercio su aree pubbliche, come vi accennavo anche all'inizio, intendiamo l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, perché badate, la somministrazione di alimenti e bevande, quando è effettuata su area pubblica, rientra nella disciplina del commercio su area pubblica, no, e non in quella propriamente detta della somministrazione. Poi sulla somministrazione, vabbè, ci sarà un corso, un webinar specifico dopo l'8 marzo che non terrò io, terrà il collega Rocca Salva. Ma anche qui c'è tanta confusione, ma sì, questo tema lo affronterete in un webinar specifico. Comunque, effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, anche se a voi in Piemonte dubito che il demanio marittimo interessi, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Vedete, il commercio su area pubblica comprende anche le aree private solo se il comune ne ha la disponibilità. Quindi strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà gra privata, gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, purché destinata ad uso pubblico. Non rientrano le aree private, tout court, che non siano ad uso pubblico o di cui il comune abbia la disponibilità. Per quelle il commerciante deve avere un titolo per il commercio su area privata. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto in due tipologie, sui posteggi dati in concessione, e quindi in un luogo fisso, anche se non sempre fisso, perché potrebbe essere un posteggio per il mercato del martedì mattina, per esempio, o su qualsiasi area, purché in forma itinerante. Anche qui la definizione è abbastanza generica e si presta anche ad alcune interpretazioni e ad alcuni abusi da parte degli esercenti, perché il commerciante itinerante si deve spostare continuamente per esercitare la propria attività e non potrebbe sostare per più del tempo necessario per effettuare la vendita, anche se spesso e volentieri uno dei problemi più frequenti che nasce sono proprio quelli dei commercianti itineranti che sostano in maniera abusiva per troppo tempo in un luogo che non hanno in concessione. Si applica il regime autorizzatorio. Il decreto legislativo 822 del 2016 ha previsto per entrambe queste tipologie il mantenimento del regime autorizzatorio. In realtà, facendo in molti casi un passo indietro, perché soprattutto per quanto riguarda il commercio itinerante, era prassi abbastanza diffusa, un po' in tutta Italia, quello di accettare la SCIA, anche perché se è vero che i posteggi dati in concessione hanno chiaramente una programmazione e sono attività contingentate che devono essere assegnate a bando,
L'area, il commercio in forma itinerante in realtà non ha nessuna forma di programmazione, o meglio, ci potrebbe essere una programmazione che limita l'esercizio del commercio itinerante su alcune aree del territorio comunale, ma che non è legato al numero di soggetti che possono essere legittimati a esercitare quel tipo di attività, e quindi sarebbe in realtà, stando all'articolo 19 della 241, applicabile alla SCIA, ma il decreto legislativo 222 ha chiarito che continua ad applicarsi il regime autorizzatorio. Alcune precisazioni: l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune in sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante. Quindi chi ha l'autorizzazione sul posteggio è abilitato anche in forma itinerante nel territorio regionale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura. Abilita anche alla partecipazione delle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica abilita anche alla somministrazione se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e l'altra attività. Questa norma è stata scritta quando i requisiti erano diversi, ma adesso in realtà i requisiti sono identici, per cui diciamo ci vuole però una precisa dicitura nell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche che abilita anche alla somministrazione, che è somministrazione e vendita per il consumo sul posto dei prodotti. Poi ci vuole il consenso del soggetto proprietario o gestore per il commercio negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade. Infine, poi vediamo un po' le domande. Mi rendo conto che sto andando molto veloce, ma d'altronde l'argomento è molto vasto e sto cercando di darvi una panoramica. Ci sono tutta una serie di titoli abilitativi ulteriori che devono essere acquisiti per vendere specifiche tipologie di prodotti. Quindi, oltre al titolo abilitativo per l'esercizio del commercio, che è quello che abbiamo visto finora, il punto 1.10 del decreto legislativo 222 del 2016, o meglio della tabella allegata al 222, individua una serie di ulteriori titoli abilitativi per la vendita di specifici prodotti. Il primo e più frequente è per la vendita di prodotti alimentari, occorre anche la notifica igienico-sanitaria. Per la vendita di alcolici occorre una comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per rilascio di una licenza fiscale. Per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari negli esercizi commerciali è sufficiente una comunicazione. Poi, per la vendita di GPL in bombole, ancora è necessaria una comunicazione alla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un'autorizzazione specifica è richiesta per la vendita di prodotti fitosanitari. Per la vendita di mangimi e alimenti per animali è necessaria normalmente una notifica, perché il riconoscimento è dovuto per attività di produzione, diciamo, che vanno oltre la semplice vendita. Un'autorizzazione del questore è necessaria per la vendita di oggetti preziosi o di armi diverse da quelle da guerra. E infine un regime specifico è necessario anche per la vendita di giornali e riviste, per le cosiddette edicole, per le rivendite di stampa quotidiana e periodica. Mi fermo qui perché credo di avervi bombardato abbastanza. Cerchiamo di vedere adesso qualche domanda. Magari non riuscirò a rispondere a tutte le domande, che vedo già essere una trentina, quindi sicuramente non ci riesco. Ma non vi preoccupate, perché quelle a cui non riesco a rispondere, rispondo per iscritto e le, diciamo, saranno disponibili nella pagina del webinar i prossimi giorni. Se una ditta presenta la comunicazione di commercio all'ingrosso per la vendita esclusiva di merci prodotte in loco, deve poi ritirare la pratica presentata perché non dovuta? Beh, come vi ho detto prima, il commercio è l'attività di chi compra per rivendere. Se un soggetto ha presentato comunicazione di vendita all'ingrosso per vendere prodotti di propria produzione, sicuramente ha sbagliato. Questo è il classico esempio che vi dicevo di confusione, perché quella non è attività di commercio, quella è attività di vendita da parte di un artigiano, di un'industria, ma non è dovuta come dire, non è dovuto l'adempimento in materia commerciale. Poi, se la deve ritirare
Questo non è che spetta a noi fare il processo alle intenzioni. Probabilmente non gli conviene configurarsi come commercio, soprattutto da un punto di vista fiscale, perché tutto questo ha dei riflessi poi. Però, voglio dire, non è che dobbiamo fare neanche un processo da questo punto di vista. Io, se mi chiedono una cosa del genere, gli dico non è dovuta, dopodiché me la presentano, io la mando avanti, non spetta a me giudicare o fare questo tipo di valutazioni. Nel caso di società, per quali soggetti si devono verificare i requisiti di onorabilità? Spesso dalle visure di camerali dell'SRL o dell'SPA c'è una sfilza di nomi. Allora, se vi facessi tutto, vi ho fatto prima qualche esempio di quello che è previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo 159 del 2011. Non vi voglio annoiare perché sarebbe un elenco sterile di tipologie. Come vi ho detto prima, per le società di persone, quindi società SNC, tutti i soci, società in accomandita semplice, solo i soci accomandatari. Per le società di capitali, quindi SRL, SPA, il legale rappresentante e gli altri eventuali componenti dell'organo di amministrazione. Poi ci sono una serie di altre precisazioni che è abbastanza sterile leggervi il disposto della norma. Ahimè, ci sono molte volte delle società, soprattutto società grosse, tipo Telecom, Eni, cose del genere, che hanno tanti soggetti a cui vanno verificati questi requisiti. Ahimè, però bisogna prendere l'articolo 85 del decreto legislativo e caso per caso individuare quali sono i soggetti per cui si deve fare la verifica. Chi effettua il controllo dei requisiti morali TULPS in caso di somministrazione? Il comune o la prefettura? Innanzitutto oggi non parliamo di somministrazione, stiamo parlando di commercio. La somministrazione sarà oggetto di un webinar specifico e comunque sia l'autorità competente è il comune, non la prefettura. La prefettura rilascia la comunicazione antimafia, ma il controllo del requisito per l'acquisizione del titolo abilitativo spetta al comune. Se la prefettura rileva la mancanza della buona condotta, il comune deve o può procedere con il divieto di prosecuzione dell'attività, considerando che l'articolo 11 del TULPS sembra lasciare discrezionalità? Allora, su questo mi riservo un approfondimento, anche perché, ripeto, non è l'argomento del webinar di oggi, ma lo approfondiremo sicuramente e lo segnalo anche al collega che deve tenere il webinar sulla somministrazione di alimenti e bevande. Negli ultimi tempi stiamo ricevendo pratiche di commercio all'ingrosso in cui viene indicato che la destinazione d'uso dei locali sede dell'attività è residenziale, in quanto l'attività è svolta senza deposito e avviene via internet. Tipicamente l'attività viene svolta in ufficio dall'interno dell'abitazione. È corretta tale destinazione d'uso o occorre richiederne il cambio locale commerciale? Allora, come vi ho detto in apertura, mentre per il commercio al dettaglio c'è tutta una classificazione tra commercio strada privata, commercio strada pubblica, forme speciali di vendita, eccetera, per il commercio all'ingrosso non c'è nessuna classificazione. Il commercio all'ingrosso è tutto in un'unica tipologia. Però spesso accade, e soprattutto ultimamente con lo sviluppo sempre più frenetico del commercio tramite internet, che un'attività di commercio all'ingrosso in realtà non abbia una sede e non abbia nemmeno un deposito. Cioè, il commerciante acquista solamente a seguito dell'ordinazione del cliente. In questo caso non ha un locale e quindi non è tenuto ad avere un locale con destinazione commerciale. Sostanzialmente è un ufficio, è un'attività svolta, che può essere svolta come qualsiasi attività professionale, perché di questo, diventa. Anche nell'abitazione dell'esercente non c'è bisogno che io gli chieda il cambio di destinazione commerciale quando quella non è un'attività, o meglio, quello non è un locale in cui i clienti entrano, quello è un locale in cui lui sta davanti al computer a gestire la sua attività che non è però aperta al pubblico. Quindi è assolutamente compatibile, secondo me, anche con la destinazione residenziale, purché ovviamente lì non ci siano merci poste in vendita, non acceda il cliente. E non ci sia un deposito, perché in quel caso sì che sarebbe corretto pretendergli un cambio di destinazione d'uso. Vedete, cioè, la destinazione d'uso va valutata in base alle caratteristiche effettive dell'attività. Qualcuno al webinar della settimana scorsa mi chiedeva: è possibile avere una tabella? Ma in realtà no, perché bisogna capire
proprio entrare nel merito. Perché un conto è il titolo abilitativo necessario, un conto sono come dire, le finalità che urbanisticamente sono sottese al fatto di attribuire una destinazione d'uso ad un locale, che sono quelle sostanzialmente di governo e sostenibilità del territorio. Per cui il fatto che lui abbia un computer e lì eserciti un'attività non mi cambia niente rispetto, non lo trasforma in un locale commerciale. È questo che. Commercio, area privata non alimentare di beni usati. Cosa è necessario? Allora, sui beni usati, io ricordo che forse proprio il decreto legislativo 222 del 2016 ha eliminato la comunicazione che era prevista dal TULPS, ma me lo verifico meglio e quindi non dovrebbe essere necessario niente di particolare. Però me lo verifico meglio e poi rispondo per iscritto. L'attività di autoriparatore, perdonatemi, non è oggetto del webinar di oggi, poi la domanda me la verifico meglio. In caso di subingresso nell'attività di commercio al dettaglio, è necessario che il cedente presenti al SUAP la comunicazione di cessazione attività o con la comunicazione di subingresso, il SUAP può procedere alla cessazione del fascicolo dell'impresa che cessa l'attività. Beh, ritengo che sia abbastanza insito nella pratica di subingresso. Allora, la comunicazione di cessazione è semplicemente un adempimento per cui chi cessa un'attività deve informarne il comune. Nel caso di una comunicazione di subingresso, che ovviamente ha come suo fondamento un atto tra privati, quindi tra l'esercente pregresso e quello futuro, secondo me non è necessario richiedere un'ulteriore comunicazione da parte del cedente, perché è già insito nella comunicazione di subingresso il fatto che il comune sia a conoscenza del fatto che il soggetto cedente non eserciterà più l'attività da quel momento in poi. Il fatto che l'area posta tra le casse di pagamento e l'uscita non costituisca superficie di vendita, dove è statuito? In una circolare del MISE oppure in una qualche normativa regionale? Sicuramente in una circolare del MISE. Probabilmente anche in qualche normativa regionale, io nella vostra normativa regionale l'ho cercata e non l'ho trovata, per cui probabilmente non nella normativa regionale del Piemonte, qualche regione l'ha scritto, sicuramente sta in una circolare del Ministero però. Quando l'attività di vendita all'ingrosso viene svolta esclusivamente online o con altri sistemi, occorre trasmettere anche la SCIA per vendita con sistemi diversi? Le forme speciali di vendita, come vi ho detto, sono forme speciali di vendita al dettaglio. Quindi qua io parlo di commercio, vendita per corrispondenza, vendita tramite internet, vendita con apparecchi automatici, sto sempre parlando di dettaglio. L'ingrosso è ingrosso, punto e basta. Che sia in una sede fissa, che sia su internet, che sia svolto con altre modalità, sempre ingrosso è, non c'ha distinzioni, quindi ho bisogno di presentare la SCIA per il commercio all'ingrosso e finisce lì. Ovviamente, se poi vende anche al dettaglio, allora è necessario presentare anche la SCIA per forma speciale di vendita a commercio elettronico, ma non negli altri casi. È sanzionabile la non comunicazione di cessazione di attività commerciale? Io ricordo che il 114 del 2008 prevede una sanzione, scusatemi, il decreto legislativo 114 del 98 prevede la sanzione prevede anche una sanzione per la mancata comunicazione di cessazione. Me lo verifico meglio e vi rispondo per iscritto, ma mi pare di ricordare che lo prevede espressamente. Ecco,
Entro quando va iniziata l'attività? Dalla data di presentazione della SCIA di apertura, nuovo esercizio di vicinato, c'è un termine? Mi pare, e allora io ho in testa 120 giorni, ma adesso non mi ricordo se i 120 giorni, francamente, sono della normativa regionale della Sardegna, di cui sono sicuro, o se stiano anche nel 59 del 2010, per cui anche questo me lo verifico e controllo meglio, perché piuttosto che dirvi delle scemenze, preferisco controllarmelo meglio, perché tutto a memoria non me lo ricordo. Tante cose sì, però. Allora, vendita mediante apparecchi automatici. Nel caso in cui la vendita debba svolgersi in un chiosco sito in area pubblica e con concessione di occupazione di suolo pubblico, si applica la disciplina della vendita di esercizio di vicinato? Fantasia? Direi di no, perché l'esercizio di vicinato è commercio su area privata. Qui stiamo parlando di area pubblica, quindi di sicuro non è applicabile l'esercizio di vicinato. Mi fermerei in quel caso a una vendita con apparecchi automatici. Tanto poi alla fine sempre lì siamo. Cioè, non è che sono requisiti diversi, è semplicemente un formalismo di avere un modulo piuttosto che un altro, ma i requisiti sono identici, quindi nulla cambia. Ancora sull'attività commerciale di vendita o somministrazione temporanea con mezzi o strutture mobili su area privata. Richiesta non infrequente, lo so che non è infrequente, per questo infatti vi ho citato il caso. Posto che l'attività non è possibile come commercio itinerante, pare di fatto impossibile anche come commercio fisso, in ragione della necessità di rispettare la destinazione d'uso dell'area, le norme edilizie e quelle igienico-sanitarie legate al posizionamento dei mezzi e delle strutture. Ma infatti va verificato. Non è così semplice. Oddio. Teoricamente io potrei anche avere un soggetto che si piazza tutti i lunedì mattina lì. È una bella domanda, cioè che si piazza magari per un'ora lì, per 2 ore in un determinato luogo. Non è che quello configura un intervento edilizio, perché in realtà lui il camioncino lo piazza per un'ora. Quindi non posso dire che sta facendo un'edificazione lì, né che sta cambiando la destinazione d'uso di quell'area. Quindi dal punto di vista edilizio è piuttosto irrilevante, ma dal punto di vista commerciale, quello aprirà anche un'ora alla settimana, ma è un esercizio di vicinato, perché non può essere come un titolo di commercio su area pubblica. Poi va visto, certo, deve rispettare le norme edilizie e le normative igienico-sanitarie. Bisogna vedere se da quel punto di vista è fattibile in base a quello che effettivamente vuole fare. Questo non è un modo per aprire un negozio in un'area inedificabile, sicuramente. Questo, guardate, qui in Sardegna io lo vedo moltissimo, tentativi del genere. Per piazzare camioncini o roulotte o chioschi più o meno fissi in aree assolutamente di tutela dietro le spiagge, che è evidente. Per cui il problema, soprattutto dei comuni costieri qui da noi, è particolarmente sentito proprio per quello. Perché in questo modo quelli che hanno un titolo per il commercio itinerante, in realtà realizzano degli abusi edilizi e paesaggistici mostruosi, e un esercizio abusivo anche dell'attività commerciale, perché col fatto che sono itineranti avrebbero la pretesa di piazzarsi in maniera più o meno stabile in un terreno privato. Allora, vediamo. Allora, qual è la prassi corretta per la vendita di bombole GPL in esercizio di vicinato? Ah, sicuramente l'esercizio di vicinato ci vuole il titolo, dopodiché ci vuole la comunicazione all'Agenzia delle Dogane, dopodiché se detiene, se vado a memoria, ma mi pare non più di 75 kg di gas, non è dovuto niente dal punto di vista della prevenzione incendi. Se ci sono più di 75 kg di gas, invece, è tenuto anche al possesso della scia di prevenzione incendi, ma va valutato appunto caso per caso.
Se l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione non è accessoria ad altra tipologia di vendita, bensì prevalente, bisogna presentare la relativa scia di vendita per corrispondenza, sebbene l'attività era già abilitata alla vendita all'ingrosso, attività quindi accessoria. In ogni caso, se vendita all'ingrosso, secondo me lo deve fare la scia, perché deve essere accessoria ad altra tipologia di vendita, ma la vendita, la forma speciale di vendita è una vendita al dettaglio. Quindi, se io avevo solo vendita all'ingrosso e devo fare vendita al dettaglio online, devo fare la scia. Diverso è se c'avevo un esercizio di vicinato o un commercio su aree pubbliche, in quel caso non sono tenuto. Signori, mi fermo qui a parte perché non ho più voce, ma perché siamo arrivati al termine della nostra ora e mezza. Rispondo anche alle domande per iscritto. Ecco Paola. Allora, grazie, grazie mille Massimo, grazie a tutti voi per aver partecipato. Allora, come diceva giustamente Massimo, ci saranno le risposte alle vostre domande nella chat, della chat nei prossimi giorni, il tempo tecnico, così anche come per il caricamento delle slide e della registrazione. Vi auguro a tutti voi una buona giornata e ci vediamo la settimana prossima. Grazie ancora a tutti. Arrivederci, ciao Grazie, Massimo, buona grazie a tutti. giornata.